Questa è la bandiera della pace dove Alessia a mano ha disegnato la colomba della pace e ha scritto il nome Mir, pace. Queste giacche erano per la guerra e adesso per la pace. Una, due, tre, prova. Sono Alessia Romanova, vengo qui in Italia perché in Ucraina guerra. Ma io ho venuto qui in Italia solo per weekend. Ma dopo succede questa guerra e sto qui. Voglio restare qui per studiare, lavorare. Ti piace vivere qui? Sì, perché no? Io disegno da bambina. Hai iniziato da bambina? Sì. Mi piace arte, studiare questa tutta animazione, quindi tutto artistico. Quando Alessia è arrivata in Italia ed è scoppiato poi il conflitto, lei aveva molta voglia di raccontare tramite l'arte quello che lei aveva vissuto. Questi sono tutti i disegni prima della guerra. Questo è un spettacolo dei ballerini e questo palazzo sta in Kharkiv, il centro, è molto bello. E abbiamo pensato di, insieme a lei, di trovare un qualcosa, un indumento, che è un indumento classico delle divise militari, quindi degli eserciti, dove poter mettere delle bandiere della pace, dove poter mettere la colomba della pace e soprattutto questo termine Mir, che vuol dire pace sia in russo che in ucraino. Perché lì c'è una lettera, questa I, questo in russo I, in ucraino I. Significa pace. Sì, questa è la bandiera della pace dove Alessia a mano ha disegnato la colomba della pace e ha scritto il nome Mir, pace. E queste, appunto, oltre ai simboli delle varie nazioni, abbiamo messo delle passamanerie che vengono da diversi paesi del mondo. Alessia quindi ha detto: io con queste divise voglio dare un messaggio di pace, voglio dire che la pace è più forte della guerra. Ieri ha detto in un'intervista: voglio dire che l'arte è più forte della guerra. E allora facciamo sfilare l'esercito della pace! Queste giacche erano per la guerra e adesso per la pace.